È sempre molto fiorente l'attività del volley del CSI, in questo caso il CSI del Verbano Cusio-Ostola. Siamo al Palasport di Ornavasso, posto mitico per la storia della pallavolo del nostro territorio. Comincia da qui il lungo periodo dei tornei del circuito provinciale CSI, prima uscita curata ed organizzata da Pallavolo Piedimulera. 8 società, tanti bambini, un grande divertimento, e lo sport, quello del CSI, bello, divertente e perché no senza l'assillo del risultato. Come prima uscita del circuito CSI, spettacolare, perché guarda quanti bambini, guarda quanti genitori, in un giorno di festa, non dimentichiamolo. No, assolutamente, siamo molto soddisfatti perché abbiamo dei numeri nettamente superiori all'anno scorso, sia in termini di società partecipanti, che ringrazio, e sia in termini di atleti. In un giorno, appunto, come dici tu bene, di festa, che è l'8 dicembre, quindi siamo veramente soddisfatti. Il torneo sta andando via bello fluido, le bambine giocano tanto. Palazzetto dello Sport di Ornavasso si presta a questi eventi, siamo molto contenti e veramente ringrazio anche gli amici di Rosa Alziora per l'aiuto nell'allestire l'organizzazione dell'evento e dai, buona la prima. Piedimulera, Rosa Alziora e Alziora nella scuola di pallavolo Città di Verbania, ma anche Gravellona, Fontaneto, Omegna, Vogogna, insomma c'è proprio il mondo del volley locale che è qui anche nel CSI, questo è anche bello. FIPAV partecipata, ma anche CSI. No, no, assolutamente, ripeto, sono 8 società miste tra chi fa solo CSI e chi fa FIPAV. Questo è un bel messaggio, è un'ottima partenza perché vuol dire che il circuito CSI mini volley ha preso bene piede. Siamo molto soddisfatti, ripeto, mi sembra che anche le cose vadano bene. Grosse lamentele non abbiamo sentite, poi i numeri sono tanti, cerchiamo di fare il meglio. E si va sempre avanti così fino a giugno, perché poi è un circuito che, diciamo, arriva fino all'estate. Assolutamente, arriva fino all'estate, si chiude di solito con la festa del 2 giugno, con la festa dello sport, quindi questa è solo la prima di tante tappe.